Trascorsa la data del 30 giugno, scadenza imposta dal Ministero per rendere nota la perimetrazione del Parco Nazionale della Costa Teatina, per legge il Ministero stesso dovrebbe ora nominare un commissario. Per il consigliere regionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo sarebbe tutta colpa dell'assessore regionale politiche agricole Mauro Febbo, coordinatore del tavolo tecnico, che quell'obiettivo avrebbe dovuto conseguire nei tempi previsti. L'assessore invece, insieme al suo collega Giuliante, assessore competente per le aree protette, ha chiesto una nuova proroga che Maurizio Acerbo, dopo 12 anni, ritiene inconcepibile, affermando che, giunti a questo punto, sarebbe meglio dialogare proprio con un commissario. Noi pensiamo, come d'altronde le associazioni ambientaliste, la costituente della Costa Teatina, anche come Rifondazione pensiamo che il tempo sia scaduto. Noi diciamo meglio un commissario designato dal Ministero con cui si potrà discutere, il quale comunque dovrà raggiungere un'intesa con la Regione e con le amministrazioni locali, ma che almeno sia qualcuno che si occupi effettivamente di fare questa perimetrazione. Sappiamo che ci sono interessi fortissimi, c'è chi probabilmente ha acquisito terreni, chi vuole fare operazioni speculative, ma se si fanno queste operazioni, quella porzione di territorio così importante anche dal punto di vista dell'economia e del turismo perderebbe le sue caratteristiche di fondo. Certo, era meglio se la perimetrazione la faceva la Regione Abruzzo, ma non è colpa nostra se è stato indicato a coordinare il lavoro per la perimetrazione un assessore che è contro il parco.